Il mio è un sentimento un po' contrastante, perché mi rende felice vedere tanta gente così, siete molto belli, ma al tempo stesso mi porta la tristezza. Tristezza dovuta al fatto che persone con una forte disabilità che vivono giornalmente dei disagi debbono scendere in piazza per manifestare i loro diritti. Diritti fondamentali, ancor più nel 2024. Pensare che la politica ha smesso di fare il proprio lavoro, cioè tornare a fare politica, tornare a dare risposte e a sostenere i più deboli, le famiglie in difficoltà. Noi chiediamo al Consiglio regionale, al Presidente Fontana, di provare a comprendere il disagio che stanno creando. Un disagio forte che colpisce noi malati e tutta la famiglia e i caregiver soprattutto. L'accesso ai fondi è un diritto che non può essere negato. Per noi significa la differenza tra vivere o non vivere, e questo per noi è concettualmente inammissibile. Probabilmente la politica deve fare un passo avanti, cominciare ad avvicinarsi alle associazioni sul territorio e pensare che forse è più semplice di quanto sembri. Donare un po' di serenità a chi costantemente lotta dovrebbe essere prioritario. Io chiedo al Presidente Fontana di potersi guardare negli occhi, perché gli occhi non mentono mai, e comprendere insieme a lui le ragioni di questo rifiuto e le ragioni per cui si voglia danneggiare una realtà come quella del disabile che già vive in condizioni di grande disagio. Forse è arrivato il momento che anche i politici prendano coscienza che esiste un mondo come il nostro che ha bisogno di sostegno a prescindere. I fondi si possono trovare, quello non è un problema. E secondo me, se loro comprendessero questo, finalmente passerebbero da essere solamente dei politici a essere delle persone che aiutano persone. Grazie.